Salve, voglio farvi vedere su Open Box, in questo caso sono sempre su Bunsen Labs, come disattivare Light Looker. Cos'è Light Looker? Light Looker è il blocco dello schermo dopo circa 10 minuti, poi diciamo nel file di configurazione. Può essere anche stabilito più minuti o meno minuti, però nel mio caso era disattivava lo schermo dopo circa 10 minuti. Però alla disattivazione, scusate, dello schermo io devo rimettere la password. In questo caso io ero non è che la password fosse, diciamo, abbastanza fosse lunga, però diciamo, avevo bisogno di un po' staccare questo problema di rifare la password ogni volta, ogni circa 10 minuti, quando il sistema operativo va un po' in pausa per inattività. Ora, siccome c'è il solito file di configurazione, specialmente su OpenBox, andiamo a vedere cosa si deve fare. Apro il file manager, che in questo caso è Tuner, e vado su Matrix, che sarei io. Sì, cosa strana, ma sono io Matrix, nessuno lo sapeva, ora lo sapete. E andiamo sulla cartella etc. La cartella etc dobbiamo andare a trovare x un attimo che lo cerco, dovrebbe essere verso la parte ultima, che siamo sulla x, su xdg, xdg, su xdg. Dobbiamo andare se non erro, autostart. Su autostart andiamo su Light Looker Desktop, e questo è qua. Dovete aprire come amministratore, quindi andate su open come root, metto la password, scusate che metto la password. E utilizzando la password nella parte finale del file di configurazione di Light Looker Desktop, ripeto, si trova su etc/xdg autostart. In questo caso sto utilizzando l'editor di testo Gini, e praticamente dovete togliere, in questo caso io già l'ho fatto. Sulla riga 61, in questo caso c'era scritto, c'era digitato exec uguale Light Looker e basta, exec Light Looker. Ora cosa si deve cambiare? Si deve cambiare appunto questo che ho scritto qua, quindi cancellate exec. Scusate, esecuzione in inglese Light Looker, e dovete digitare sempre exec uguale light trattino looker spazio due trattine look trattino after trattino screensaver uguale 0. Quindi in questo caso disattivate la password. Quindi mettendo 0 disattivate la password. Qua cosa dice in inglese? Dopo il blocco, che sarebbe il look, che rappresenta uno screensaver, dovete mettere il valore 0. Salvate il file, perché siete superutente lo potete fare, perché altrimenti vi direbbe non si può salvare, è solo un file di lettura, perché non siete un superutente. Chiudete il file. E la prossima volta che andrete in pausa, sarete nella schermata di login. Prima c'è ovviamente lo schermo nero,
utilizzando la tastiera o il mouse si apre diciamo, il login, e il login riporta direttamente di nuovo nella sessione senza dover per forza di cosa digitare la password. Quindi questo per chi usa un OpenBox o nel mio caso un Bunsen Labs, dovete utilizzare questo escamotage per togliere quella password un po' fastidiosa che ogni tot minuti vi faceva rifare un po' il login. Chiudo qua il video e farò poi qualche altra cosa riguardo questo sistema operativo che ho installato, perché ne sto approfittando per studiarlo un poco e per risolvere alcune cose. E così ve ne faccio, diciamo, presente anche voi, cioè faccio presente anche voi, diciamo, di come risolvere alcuni problemi. E chiudo qua il filmato. Un saluto a tutti da Salvatore. Ciao ciao, ciao ciao.